Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo aver incontrato diversi testimoni dell'annuncio del Vangelo, mi propongo di sintetizzare questo ciclo di catechesi sullo zelo apostolico in quattro punti ispirati all'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Il primo punto che vediamo oggi, il primo dei quattro, non può che riguardare l'atteggiamento da cui dipende la sostanza del gesto evangelizzatore, la gioia. La gioia. Il messaggio cristiano, come abbiamo ascoltato delle parole che l'angelo rivolge ai pastori, è l'annuncio di una grande gioia. E la ragione, una buona notizia, una sorpresa, un bel avvenimento, molto di più. Una persona, Gesù. Gesù è la gioia. E Lui è Dio fatto uomo che è venuto da noi. La questione, cari fratelli e sorelle, non è dunque se annunciare a Gesù, ma come annunciarlo. E questo come è la gioia. O annunciamo Gesù con gioia o non lo annunciamo, perché un'altra via di annunciarlo non è capace di portare la vera realtà di Gesù. Ecco perché un cristiano scontento, un cristiano triste, un cristiano insoddisfatto o peggio ancora risentito e rancoroso non è credibile. Questo parlerà di Gesù, ma nessuno ne crederà. E una volta mi diceva una persona, parlando di questi cristiani, ma sono cristiani con faccia di baccalà, cioè non esprimono niente, sono così. E la gioia è essenziale vigilare sui nostri sentimenti. L'evangelizzazione opera la gratuità perché viene dalla pienezza e non dalla pressione. E quando si fa un'evangelizzazione, si vuole fare, ma questo non va, in base a ideologie, questo non è evangelizzare, questo non è Vangelo. Il Vangelo non è una ideologia, il Vangelo è un annuncio di gioia. Le ideologie sono fredde tutte. Il Vangelo ha il calore della gioia. Le ideologie non sanno sorridere. Il Vangelo è un sorriso. Ti fa sorridere perché ti tocca l'anima con la buona notizia. La nascita di Gesù nella storia, come nella vita, è il principio della gioia. Pensate a quello che è successo ai discepoli di Emaus, che dalla gioia non potevano credere, e gli altri, i discepoli poi, tutti insieme, quando Gesù va al cenacolo, non potevano credere dalla gioia. La gioia di avere Gesù risorto. L'incontro con Gesù sempre ti porta alla gioia. E sì, questo non succede a te, non è un vero incontro con Gesù. E questo che fa Gesù con i discepoli ci dice che i primi a dover essere evangelizzati sono i discepoli. I primi che dobbiamo essere evangelizzati siamo noi, i cristiani. Siamo noi. E questo è tanto importante. I primi, immersi nel clima veloce e confuso di oggi, pure noi, infatti, potremmo trovarci a vivere la fede con un sottile senso di rinuncia, persuasi che per il Vangelo non ci sia più ascolto e che non valga più la pena impegnarsi per annunciarlo. Potremmo addirittura essere tentati dall'idea di lasciare che gli altri vadano per la loro strada,
Invece proprio questo, il momento di ritornare al Vangelo per scoprire che Cristo è sempre giovane, è sempre costante di novità. Così come i due di Emaus, si torna alla vita quotidiana con lo slancio di chi ha trovato un tesoro. Erano gioiosi questi due, perché avevano trovato Gesù e gli ha cambiata la vita. E si scopre che l'umanità abbonda di fratelli e sorelle che aspettano una parola di speranza. Il Vangelo è atteso anche oggi. L'uomo di oggi è l'uomo, come l'uomo di ogni tempo, ne ha bisogno del Vangelo. Anche la civiltà dell'incredulità programmata e della secolarità istituzionalizzata, anzi, soprattutto la società che lascia deserti gli spazi del senso religioso, ha bisogno di Gesù. Questo è il momento favorevole dell'annunzio di Gesù. Perciò vorrei dire nuovamente a tutti, la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. Non dimentichiamo questo. E se qualcuno di noi non percepisce questa gioia, si domandi se ha trovato Gesù. Una gioia interiore. Il Vangelo va sulla strada della gioia, sempre, è il grande annuncio. Invito ogni cristiano, in qualche luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro con Gesù. Ognuno di noi oggi prenda un pochettino di tempo e pensi, Gesù, tu sei dentro di me, io voglio incontrarti tutti i giorni. Tu sei una persona, non sei un'idea. Tu sei un compagno di cammino, non sei un programma. Tu sei amore che risolve tanti problemi. Tu sei l'inizio dell'evangelizzazione. Tu, Gesù, sei la fonte della gioia. Amen.